Eccomi qua, eccomi qua, pronta a sconfinare nella follia, ma ho un brutto, brutto, brutto presentimento. Sento l'odore, sento il puzzo inconfondibile dello stealth. Ma vabbè, mi è venuto questo flash qua. Andiamo avanti, clicchiamo, carichiamo. Facciamo, disfiamo. Allora, carica. Ok. Capitolo 5. Allora, capitolo 5, rileggiamo. Credo. Non mi ricordo se l'avevo già letto, ma rileggiamo, tanto è l'inizio del capitolo. Riverside Institute. Pierce e l'agente Bradley hanno seguito l'intruso fino al ritrovo segreto di un culto situato dentro a una rete di caverne sotterranee che si stende sotto la villa degli Hawkins. Hanno assistito a una bizzarra cerimonia capeggiata da un Charles Hawkins decisamente vivo. Bradley ha provato ad arrestarlo, ma Hawkins, che aveva un corpo visibilmente mutato, lo ha sventrato. Mentre cercava di scappare, Pierce è finito imprigionato da una frana. Portato d'urgenza al Riverside Institute, ora si trova in condizioni critiche. Having a seizure. You will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. They've been falling. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad, he killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Where am I? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving. Please. I don't want him to find me. Thank you.
trapped and hunted me. Pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lightning. No season is dark enough to hide the color of my blood. No wind is strong enough to scatter my dreams. Ok, lui mi sembra abbastanza allucinato, nel senso che chissà cos'è vero e cosa no. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive. I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Infatti. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. Ecco. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Allora. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me. As soon as the way is free. Understood. Ah, potevo farle solo una domanda, vabbè. Oh, di nuovo tutte le mie cosine. Get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Noi dobbiamo sbirciare, toccheggiare tutto, lo dico. Però di lì c'era una porta davanti. Ah,
Questa era la mia ciuella. Qui non c'è niente. Io voglio sbirciare anche in quella porta lì. What does this mean? Ah, infatti, vedi, c'è pure una ricostruzione. You can't escape. Why this strange symbol repeated over and over? Am I in an asylum? Direi proprio di sì. What did they inject him with? Sarah. Sarah. Guarda qua. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Sulla lista dei visitatori autorizzati. Quindi non era una paziente. What did he write about the painting? The paintings are cursed. I dipinti sono maledetti. Di altro non ce n'è? No. Ok, quindi c'era solo una solo. Insomma, qua non c'era altro, vero? No. Torniamo a fare questa questione qua. Questo non sta tanto bene. Ma non è che ho punti? Sì, che ho punti. Guarda qua, ben un punto che spenderemo. Spenderemo nell'investigazione. Me la sento giusta. E lo confermo pure. Again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ah, bene. Bene, 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 bene. Questo volume imponente, primo di una serie composta di 3 tomi, è la lettura serale perfetta per ogni medico. Al suo interno sono elencati tutti i progressi recenti della medicina moderna. Si trova spesso nelle librerie delle università di medicina più importanti. Perciò, trovare una copia di quest'opera in un luogo isolato dal mondo come Darkwater è davvero sorprendente. Abbiamo trovato una rarità. Guarda un po' qui. A control wheel to mount on a plumbing system. Ok. Mm.
Mi pare tutto uguale a me qua. Ho detto io che comunque sentivo puzza di... Ma è un labirinto! Sappiamo tutti come va a finire nei labirinti. Arriva un tizio? Ah, ah no! Storia della mia vita con lo stealth. Dove sono finita? Bravo, vattene, perché io devo tornare di là. Get me out. Don't let me sleep. What is welling up inside me? I feel it in my... And in my body, he roars and swells. That's the strength of oceans. Its waves rise and crash. Oh, mamma. Allora, io vengo da qua. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So... You in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Hai voglia, sì sì. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Storage room. So, have you got them? Not yet. Hurry up, if you don't want them to find you. Questa cella non c'è niente. What carnage? Who's there? Oh 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 oh. Oh, oh. Benissimo. Ah, sarà una lunga giornata. Cioè, l'ultimo salvataggio è qua? Dopo la ricostruzione? Sì, vero, l'ho già fatta. Allora ero andata di... qua? Machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Control wheel to mount our plumbing system. And above all, leave the wheels where they are. Okay.
Non era questo, era questo. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Okay. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Grazie. Comunque non ho concluso se quella è o meno la storage room, non sembrava però. Ma c'è un tizio qui. Manco l'avevo visto. Immagino che ci sarebbe una targhetta con scritto, no? Storage room. In teoria. Ho visto la targhetta dell'administration. Tipo qua la targhetta administration. Locked. Storage room. Ma è da cosare questa. O no? Ah, si nasconde anche? Che faccio? Provo qui? Chiudi un po'. Ok. No, che è un corno. No, vabbè, ho pure l'oggetto segreto da cercare. Con una guardia. Hai voglia qui, ragazzi. Vattene, che fa un piacere al mondo. Pilloloni. Non ne vedo. With these chains on your wrist, you can't escape. Grazie, Capitano Ovvio. Qui dovrebbe esserci un oggetto verde. Dovrebbe.
Non vedo né le pillole né l'oggetto segreto. Ma quello ritorna. E non so neanche se sono nel posto giusto. Se ne va o no questo? Rimarremo qui per sempre. Per sempre. Questo coso che lampeggia, ma non capisco se... Oh, sono orba. Questo... Sugli scaffali non c'è niente. Niente. Eppure pieno di pilloloni qui. Qui sotto non mi sembra che ci sia niente. Boh. Pure la storage room è questa qua, eh? Ce l'ha scritto fuori. Non idea, non idea. Che faccio? Qua lui sale? No. Giuro, non so dove cercare, non... vedo niente io qua. Vabbè, provo a uscire. Where do they keep their sleeping pills? Ma questo mi sta seguendo fino all'inferno? Scopolamine, morphine, opium. This way. Vabbè. Quindi non era la stanza giusta quella lì per le pillolone. Però era questa di fronte. Questa è bella. E allora l'oggetto verde lì? Ancora da qua. Ah no, sono dentro? No, sono di fronte. Però è aperta. Aspettiamo che il genio vada di lì. Where do they keep their sleeping pills? E se io chiudo? Te. Beccati questa. Sonniferi. My new friend's sleeping pills.
scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Cosa abbiamo qua? Storia della medicina del XIX secolo. Questa opera enciclopedica sulla medicina dello scorso secolo è frutto del lavoro colossale svolto da un aristocratico che discende da una lunga generazione di medici. Il volume è più completo dei lavori precedenti e ogni tanto descrive nel dettaglio metodi provenienti dall'Asia e dall'Africa. Ok. Pardonnez-moi. I'll go take a look. Pardonnez-moi. No, vabbè. Sì, ma io non posso vivere così con uno da una parte e uno dall'altra. Mi ha già rotto sto livello, mi fa schifo. Comunque, ora so dove sono le pillole. Però qui io non so qual è l'oggetto segreto. E in teoria mi serve l'oggetto segreto. Cioè mi serve per quell'altro trofeo? Vabbè. Se ne torna o no quello? Andate a fare un pesolino? Where do they keep their sleeping pills? Prendi questo, archivia. Prendi dove sono quelle, archivia. Sleeping pills. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Ah, ma io mi posso nascondere qua. Ma succedono cose strane quando è nascosto qua dentro. Che rimango così? Mi sono solo nascosto in un armadietto. Guarda qua. Guarda. Allora, fermi tutti. Che devo ragionare. Exactly what I need. Grazie per avermi dato un'informazione che
Ma è chiuso qua. Good God. What could this machine be used for? Già, per quello che pensi. Cartella clinica di Francis Sanders. Secondo questa cartella il paziente sembra soffrire di psicosi. Si è cavato gli occhi durante uno dei suoi attacchi di delirio, addirittura. This machine seems to consume a great deal of electricity. Meno male che ha salvato. C'è un oggettino qua. Aspetta che la esaminiamo però anche. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Worse and worse. Ok, ah, guarda qua. Do the cops know what's going on? Questo tesserino macchiato di sangue appartiene all'agente di polizia di Darkwater. Che cosa stava combinando nel sotterraneo del Riverside Institute? Ma infatti lui, in teoria, noi l'abbiamo visto morto, come ha detto lui all'inizio. Quindi perché ora ce lo ritroviamo qui vivo e oltretutto che ci vuole aiutare a scappare da questo posto? Ma. What's the connection between this meat and the electrical installation? Andiamo a sbirciare tutto quello che possiamo. Questo è tipo un armadietto, sì. The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? Non sembra esserci altro. Ok, c'è una leva lì. Una là, chi lo sa? Have I activated anything? It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Questo è sempre un armadietto, ok. Di altre uscite non ce n'è. Ah no, sì, qua. Aspetta un attimo che andiamo acquattati perché ho paura, non c'ho voglia di rifare i pezzi. C'era roba qua? Guarda io, sprezzante del pericolo, poi muoio. Ho trovato questo rosario in una delle celle all'interno del seminterrato del Riverside Institute. Non ho mai visto una raffigurazione della Vergine simile.
Ok. Ok. Il mio classico è andare via nel momento proprio meno opportuno. Ma proprio classicissimo. Devo solo tornare indietro, solo tornare indietro. Io non esisto, io sono un parto della vostra mente. No. No. Non venire di qui. Ciao. E non torneremo mai più indietro. È così. Vattene. Vattene. Non c'è niente da vedere per te qua. Vabbè. Bene. Saremo qui per sempre. Non torneremo indietro mai. O forse sì. Acquattiamoci. No, eravamo già acquattati. Acquattiamoci qua. Non ho parole. Zitti un po'. Zitti un po'. Vai, vai. Vai, amico. Vai, vai. Adesso col culo che ho arriva qualcun altro. 100%. Seguirò i cavi. Non è vero, eccoci qua. Voilà! E che cos'è? Le! E fino a cui ci siamo tornati. Ora devo solo tornare dal tizio quelle che vuole i puglioloni. Non c'è nulla di più facile, no? Oh no! Il tizio con i pilloloni è più o meno in quest'area qua della reception. Tipo... Là ci sono due guardie? No! Petenelli? No! No, non era qui? Era qui. Era qui. Ce la posso fare. Ok, eccolo qua. Ciao. Ci do i sonniferi. There. And remember, you don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Whoa, 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 whoa! If I do not stop it, does not do it. What is well enough? Corro? Ma dove corro? I feel it in my head and in my body. Aspetta un attimo. No, 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 no. Yes, yes, yes. Cosa c'è qua?
Beh, nel dubbio. Wow. Non mi piace. Sono arrivata in cucina. Questo mi piace, ma non mi piace che ci sono le guardie. Perché questa è la cucina, sì. Ecco, ci mancava il cuoco. No, vabbè. Che palle, veramente, oh. Che palle, là. Ci può essere qualcosa peggiore di stealth più manicomio? Bellissimo, bellissimo. Cioè proprio più manicomio, no, non manicomio, più labirinto, perché questo coso qua è un labirinto. Dove avrà salvato adesso? Io dove ero andata qua? No. No, non ero andata qua. Questa è la parte, il punto d'inizio. Boh. Lì c'era la storage room. Ah! Nel corridoio della storage room è quella lì, la cucina. Sì, ma quello mi sta già vedendo da chilometri. Allora se tu fai così, io faccio colà. Mi fermerò qui. Quatta quatta. Ho preso due chiavi, ben due chiavi. Posso uscire di qua, quindi? No, 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 bello. Ma io veramente. E adesso? C'è l'armadietto, Iris. Ok. Dobbiamo solo tornare indietro, certo, con quello lì che sta lì a fare la posta. Benissimo. Cosa mai potrà andare storto? Tutto? Allora. Siamo acquattati. No, ero già acquattata. Non so se ha salvato dopo che ho preso le chiavi.
Sempre al momento sbagliato io. No, è meglio aspettare che torna di lì. Va là. E niente, è una cosa di attese. Tutto un aspettare. Siamo acquattati e quando lui va dal pentolone, tipo adesso. Ok. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Allora, qua possiamo mettere le valvole. Se io faccio sbircio. This valve controls the pressure. Now for the next step. Ok. Però io ne ho due, ne ho prese. Vero? Quindi una lì, una là. Aspetta che c'è roba. Promemoria per il personale. Dottor Fuller, ho riparato la sua macchina come ho potuto. Tuttavia, la tubatura è danneggiata e temo che ci sia una fuoriuscita di gas. Non posso fare molto altro con così poco tempo a disposizione. Posso solo avvisarla che se l'attrezzatura verrà sottoposta a uno sforzo troppo intenso rischia di esplodere. Zed Allen, meccanico. Va bene, caro amico meccanico. Qui, niente. Di altro non ce n'è. Ah, la terza è qua. It's impossible to break this chain with my bare hands. The duct. Ah, vabbè. Quindi io adesso tocco tutte queste tre valvole. Io lo faccio. Due. Alta pressione. Alta pressione. E alta pressione. Ah. Facciamo esplodere sta baracca? O no? O sì? Allora. Oh no. Ti prego. Ah, grazie. Perfect. Grazie. Meno male. Chiudi, va. Lì ci possiamo infilare, ma qui c'è roba? Non c'è niente. Cioè, sono scioccato perché sono entrato nella cosa? Va bene. Calmati. Tenaglie. Posso mettere l'altra valvola qua. Ecco qua. Oh. Qualcosa l'abbiamo concluso. Giriamo anche questa.
Mettiamo su alta pressione pure questa qui. Eh già. Ok, tenaglie, abbiamo preso. Ah, qua posso tagliare. Leonida, come va? Leonida, ti stai perdendo dello stealth, guarda. Mamma sta a parte, quanto è brutta. Quanto è brutta. Siamo al manicomio, sempre capitolo 5. Un'ora di nulla. Un'ora di stealth bruttissimo. Il manicomio, esatto. Come stai, Leonida? Come va? Cosa si narra dalla mansion? Ti ho visto, sai? Ti ho visto che mi giocavi a Far Cry 5. Ti ho visto con questi occhi qua. Con questi occhi qua, guardali qua. Content che è arrivato? O no? Ok. Io la tiro. This lever must turn on the gas machine. I've got to hide before the guards see me. Due punti. Fermi. Mettiamo i due punti. Ma invece con Ground Zeroes come si è messo? Dovevo prendere un puma come famiglia, perciò ho tardato. Questioni di puma. Ma narrami di Ground Zeroes, va là. Intanto noi mettiamo questi punti bellissimi. Ah, l'hai fatto? Finito qualche giorno fa? Hai fatto il 100%? Bravis, ho dimenticato di postare. Brava. Vabbè, adesso devo solo tornare indietro, no? Aspetta. Ok. Ma state zitti. Zitti dovete stare. Boh, spero di aver girato nel punto giusto. Al massimo sono tornata indietro. Che vedevo di. Infatti, sono tornata indietro. Ovviamente. Allora, rifu. Hai cominciato Phantom Pain, almeno il prologo. È o non è una figata il prologo? Perdonami. È o non è una figata il prologo? Cosa fa? Ok, aspetta che si ripigli un attimo. Ok. Ora devo solo, dico solo, tornare indietro. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor?
You think it's the doctor who scares me? If the doctor wants to heal me, but he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Oh. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it! That's how it finds you! What finds me? Sarah Hawkins' visitor! The Shambler! Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What hell? Oh God. I got it. Ok, non ho capito niente, ma va bene. Va bene così. This allora is insane. What killed him? Ce lo chiediamo a tutti. Ok, adesso ti leggo le mani da sarò acquattata qua dietro, sperando che non passi nessuno. Allora. Che paura il tizio del fuoco, vero? Vero? E meno male che ho preso S, se no mi tocca rigiocarlo. Una volta è bello, due sarebbe stata una mazzata alle palle. Sì, beh, scordati che potrai fare così con tutte le missioni. Cioè, proprio scordatelo. Scordatelo che prenderai S al primo colpo. Sarà raro, perché alcune missioni non hai, cioè, specialmente all'inizio non hai niente, non hai neanche gli occhi per piangere, quindi è molto molto difficile prendere S. E poi devi sapere cosa fare, dove andare, quindi comunque le dovrai rifare, perciò mettiti proprio il cuore in pace. Quel prologo lì veramente è spettacolare, solo che poi c'è il gioco. È il gioco che mi ha sfibrata a me. Tutta le questioni della Mother Base. Sono quasi alla fine comunque, con la moglie. Siamo alla fine. Quasi. Mancano giusto una manciata di missioni, però sto facendo un po' di roba collaterale. Indubbiamente già su Ground Zeroes è capitato solo due volte, esatto. E Ground Zeroes da confronto, cioè non è nulla, è sempre quello il posto. Lì comunque sono un paio di location molto grosse. Divise in altre in tante altre location. E poi no, in Phantom Pain è proprio una questione di attrezzatura. Tu più vai avanti e più diventi forte, più fai ricerche, più sviluppi progetti, sviluppi armi, trovi personale per la Mother Base, cioè, quindi diventi proprio molto più forte e hai sempre più approcci, no? Grazie a tutti gli strumenti che sblocchi. All'inizio hai poco o niente. Ti consiglio vivamente di sviluppare qualsiasi cosa sia non letale, sia per te che per le spalle. Sì, è diverso. È strutturato sempre a missioni. Vai prima in una grossa area e da lì poi hai la Mother Base, che è come un centro di comando, centro di controllo, e dalla quale fai avanti e indietro con il tuo elicottero e vai a fare le varie missioni, sia principali che secondarie. Sono solo le principali, sono solo le 50 missioni principali nelle quali dovrai prendere S. E poi dovrai fare però tutte quelle secondarie, dovrai sviluppare la tua
la tua mother base al massimo, quindi costruire tutte le piattaforme, raccogliere tutti gli animali, quindi tu prendi tutto, soprattutto all'inizio, fultona tutti i soldati che puoi, tutti gli animali che puoi, perché poi ti faciliterà nel completamento al 100% se e quando lo vorrei fare. Ok, quindi qua quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto, non abbiamo capito niente, però ok. Non ho capito quello che diceva di Sarah Hawkins del suo errante, non si capisce che cosa sia immaginazione, che cosa sia realtà, ma vabbè. Andiamo a finire sto capitolo? Per piacere, gioco? Te lo chiedo per cortesia? Ah, oh, mi sono spaventata, ma ti pare? Qua? Damn. The gas. Vabbè. Oh. My head. Later. We need to move on. Oh, guarda qua, capitolo 6, Villa degli Hawkins. Allora, innanzitutto fatemi controllare se mi ha dato due trofei, che vediamo subito dall'app. Allora, Grand Zero era abbastanza raw come gameplay. Deja Vu è stata fighissima, vero? Vero che Deja Vu è stata fighissima? Diciamo che Phantom Pain, grazie al fatto che sviluppi un sacco di accessori, armi e bla bla bla, ti favorisce molti più approcci di quelli che ti favorisce Ground Zeroes, perché comunque poi hai il personaggio di supporto, hai tutta una serie di infinita di armi, gadget che vanno dalle cose per distrarre i nemici alle cose letali, fucili, pistole, robe con i tranquillanti, stordenti, granate, cioè proprio un'infinità di roba, e quindi questa infinità di roba ti permette di, diciamo, spassartela a livello di gameplay, pur rimanendo comunque un gioco stealth fondamentalmente. Allora, fammi andare a vedere i trofei, se me li ha dati. Dovrebbero essere due, fammi vedere un po'. Due della storia dovrebbero essere, a quello che ho dato, a cui ho dato il pillolone. Vediamo. Sì, fai un patto con il detenuto impazzito e fan dell'horror. Ok. E questi ce li siamo portati a casa. Leggiamo capitolo 6, Villa degli Hawkins. Pierce si è risvegliato in un manicomio ricavato nel seminterrato del Riverside Institute. Lì ha incontrato la dottoressa Colden, un'amica di Bradley, che lo ha poi aiutato a fuggire mentre vagava per i corridoi di quel luogo dove il dolore, dove il dottor Fuller regna supremo. Pierce ha potuto parlare con un uomo chiamato Francis Sanders prima di morire sotto gli occhi dell'investigatore. Egli ha accusato Sarah Hawkins di essere la causa di tutti i suoi tormenti. Come accennato, Pierce è infine riuscito a fuggire accompagnato da Bradley e dalla dottoressa Colden. I compagni di sventura decidono di usare la villa degli Hawkins come nascondiglio. Bene. Bene, ma anche no. Attenzione. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. No, no, qua non si beve, amico. Allora, comunque sono entrato nel mood, tant'è vero che le guide le ho usate solo per le audiocassette. Col trick di fare fuori tutti quanti, col trick di fare fuori tutti quando li devo marcare, non mi sono neanche servite. Sì, se sì, se sì, sì. E alla fine della fiera comunque il gameplay va che è fatto bene. Però ti deve piacere, nel senso, ti deve piacere. Devi sottostare comunque alle sue regole. Non si scappa.
Ok, va bene. Siamo di base alla Villa degli Occhi. Ma che bella però di giorno, guarda lì. Vabbè, scendiamo. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Una favola. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Konbanwa, Hitomi. O genki desu ka? Ho scoperto che quando strisci sei invisibile. Certo, è ancora meglio di stare acquattato la strisciata. Devi strisciare come un serpente, dopo tutto. Snake. C'è una chiacchierata? No? Sì. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Chi lo spiega che era morto? Chi lo spiega che l'abbiamo visto morto? Era venerata da un culto, non si può dire. Potrebbe aver trovato una pista, parla con Bradley, parla con... Lei dovrebbe essere morto. I found a Darkwater PD badge. Lost a colleague recently? What the... Bradley. Ethan? I'm all right. I just had a... That's gone. You're sure? If it's important, it'll come back. But I can't explain why Dr. Fuller would have that badge. The man's a danger, believe me. What can we do, Pierce? Questo non glielo possiamo dire. I heard you talking. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Quindi lui sostiene che non c'era, in poche parole. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital. And called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Quindi lui semplicemente non si ricorda... Niente, fondamentalmente. Cioè, non, per lui non siamo mai scesi nelle gallerie, non abbiamo mai visto quello che abbiamo visto e non è mai morto. Va bene, va bene. Questo non possiamo dirlo. I met a Francis Sanders. You know him. Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He... Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died.
Chi glielo spiega? Sanders started screaming, convulsing. Convulsing? That doesn't fit with his history. And his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Che ne so? You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Mi ha detto che quella cosa influirà sul mio destino. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Allora, può farmi un piccolo recap di ciò che è successo? Ricordo che al manicomio tipo abbiamo scoperto che alcuni pazienti stavano subendo una sorta di metamorfosi, ma non ricordo il punto principale. Allora, io lì al manicomio ho trovato un tizio che mi ha chiesto i sonniferi in cambio di aiuto per creare un diversivo. Poi ho trovato una stanza dove praticamente ho scoperto che c'era un tizio che disegnava sui muri e diceva che era colpa di Sera. E poi quel tizio lì della fine, questo Sanders, che ci ha detto sta storia dell'errante, ci ha detto che è tutta colpa di Sarah Hawkins, che tutti i suoi dipinti sono maledetti. E poi abbiamo sempre questo dubbio su come mai noi siamo finiti lì al manicomio e perché ora ci troviamo il poliziotto vivo quando noi l'abbiamo visto con i nostri occhi morire per mano di Hawkins, che era mutato. L'abbiamo visto giù a fare i riti strani l'altra volta e in teoria questo poliziotto qua era morto. Ora stiamo parlando con lui e lui dice che non si ricorda nulla. Questo è. Non è che ci ho capito molto, non mi sembra molto chiaro. Sono scioccata dal fatto che mi abbia detto che questa decisione influirà sul mio destino. Boh. Non possiamo più parlare? The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Va bene. Allons-y. Allora, Pierce, Colden e Bradley hanno deciso di unire le forze per risolvere il caso di Sarah Hawkins. Hanno una nuova pista da seguire, quella di Francis Sanders, collezionista d'arte e amico della pittrice, che è morto proprio sotto gli occhi di Pierce. L'investigatore decide di recarsi dalla vedova del collezionista per parlare dell'errante, che il suo sventurato marito ha menzionato prima di morire. Infatti lui ci ha detto che lui era legato alla sedia e aveva gli occhi bendati praticamente. Probabilmente non so se si sono stati cavati o comunque non ci vedeva più, e diceva che era contento così, che lui non voleva riavere la vista e che il dottore che l'aveva in cura invece voleva aiutarlo a riavere la vista. E lui diceva no, io non voglio più riavere la vista perché non voglio avere a che fare con questa cosa, con l'errante di Sarah Hawkins, no, perché se io non lo vedo non mi può fare nulla. Dopo che ci ha detto queste cose di Sarah Hawkins, lui è morto in maniera inspiegabile. Ha cominciato a fluttuare, a urlare ed è stato ammazzato così davanti ai nostri occhi. Ma non si è capito da che cosa o da chi è stato ammazzato.
perfettissa. A breve verranno le rivelate cose. Vediamo. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband, his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Quindi questa è la vedova del di Sanders che abbiamo visto prima. Ah, lo sa già. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Eccola qua. Cat. You know each other. Our paths crossed briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis's death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Ero ossessionato. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Beh, so che ho detto che non gliel'avrei detto, ma... He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? With all due respect, Mrs. Sanders, it was you who sent him to this asylum, not me. How dare you? What was I supposed to do, detective? Upon seeing such a brilliant mind disintegrate in this way, waking with a start every night with him, shrieking in horror, petrified before this accursed painting, unable to look away, until he managed to gouge his eyes out with his own hands. I should have listened to Dr. Fuller, let him intern him months ago. Se if I am lucky. To be condemned, it is because I did not act sooner. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Hai capito, quindi lui era completamente impazzito appresso ai dipinti di Sarah Hawkins, continuava a parlare, ha detto anche alla moglie questa storia qua dell'errante, poi si è cavato gli occhi e lei non ha potuto fare altro che darlo per pazzo e farlo internare. Ho capito. Kate, eccola lì, briefly. Sì, sì, si è cavato gli occhi da solo, stando alla moglie. Quindi, boh, dobbiamo credere alla versione di lei? May I ask you what Miss Baker is doing here?
How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Ok, non ci vuole dire cosa ci fa Lickett. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Quindi. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ah, quindi l'errante è un dipinto. Mi state dicendo che l'errante è uscito dal dipinto ed è reale? Questo mi state dicendo? Did you really care for him, after all? Stiamo parlando di questo? Cioè, lei dipinge cose che diventano tipo realtà o allucinazioni? Vabbè. Allora, gentile signora, le confermo di aver ricevuto la lettera in cui si richiede la cessione del corpo del suo defunto marito. Mi rincresce informarla che non posso consentire a consegnarle la salma. Al momento del suo internamento lei ha firmato una liberatoria che mi permette di disfarmi del corpo nel modo che ritengo più opportuno. Le rinnovo le mie più sentite condoglianze, Thomas Fuller. Quindi il dottore addirittura non restituisce neanche la salma di suo marito. Che roba. Cioè... Day the Shambler came into the Sanders' lives. Una fotografia che ritrae Sarah Hawkins vicino a Sanders. Si conosceranno bene. No. Prima dobbiamo toccacciare dappertutto, belli. Il secondo volume della serie tratta ogni argomento possibile in modo esaustivo, a partire dalla cancrena gassosa fino al glomerulonefrite. Ok. Oltre ad analisi dettagliate e meticolose, il libro presenta anche svariate teorie all'avanguardia. La grande complessità del libro lo rende oggetto di studio accessibile solo a esperti di medicina. Breviario di medicina, secondo tomo. Ti puoi scordare che io faccio la ricostruzione perché voglio toccare dappertutto qua. Oh, un piano. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Arte e misticismo, oggetti perduti di Francis Sanders. Arte e misticismo, oggetti perduti è una raccolta scritta da Francis Sanders. Al suo interno vengono elencati e categorizzati oggetti di ogni età e provenienza che sono legati all'occulto o alle pratiche mistiche. Il libro è aperto sulla pagina di un pugnale che rappresenta un simbolo che non conosco, ma... Noi avevamo trovato, o sbaglio, un pugnale rituale? Vero o falso? Mi pare che avessimo trovato un pugnale. Vediamo qua. Robe da toccacciare.
Dipinti. Questo è un ritratto di lei. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Una registrazione audio che Francis Sanders ha lasciato a sua moglie Irene. Ok. Beh, dato che qua c'è il grammofono, sentiamo. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Basta? I can't take anymore. Ah, okay. I can't hold him back. Forgive me. Francis, I should never let them take you away. What have I done? Everything is my fault. Ok, quindi lui si è pentito di tutto e vorrebbe far bruciare i quadri da qualcuno. Anzi, dice alla moglie di bruciare, di pagare qualcuno. Va bene. Bene, continuiamo a sbirciare qua nella... Aha! The strange Amerindian pendant. Allora, amuleto, un antico amuleto, probabilmente amerindio. Mi chiedo cosa dovesse servire. Questi sono pilloloni, voilà. I could use one of those. Ho trovato questi sonnifere nella casa dei Sanders. Li avevano prescritti a Francis Sanders o ad Irene? Chi lo sa? La balena e il merluzzo. La balena e il merluzzo o una storia breve di Darkwater di Erwan Greenmouth. È un racconto che si concentra sulla gloria passata dell'isola. Ok. Another volume of the Reverend's Wife's Diary. Diario della moglie del pastore, volume 3. Che titolo è? Non farti domande, perché hai capito? Questi titoli sono un po' così. Questo volume si incentra sulla comunità del reverendo Wykewood. Sua moglie esterna le sue preoccupazioni riguardo ai sogni bizzarri che i fedeli del reverendo hanno da quando sono giunti sull'isola. Alcuni membri della comunità, incluso suo marito, iniziarono ad affermare che la loro visione era un messaggero di Dio. Ha paura che andranno incontro allo stesso destino della tribù perduta. Ok. Lo leggo o non lo leggo? Lo leggo. Malleus Bestiarum, volume 2. È una sorta di enciclopedia su creature mostruose sconosciute. Inizio a pensare che esistano davvero. Hmm.
Stavo facendo cose brutte? Facciamo vedere se mi ha dato un altro trofeo qua. Ah, i 50 oggetti li ho già ispezionati. Ok, tutto fare, me l'ha dato prima, 17.42. Ok, quindi è un altro trofeo del quale non mi devo preoccupare. Ai confini della realtà dovrebbe essere il trofeo questo qua. Accetta di leggere un libro sacrilego qua. 18.41, sì, è quello lì. Va bene. Ah, e salva subito, hai capito? Ok. Aspetta un attimo, perché io devo avere dei punti da usare. Mettiamoli qua. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Ma lei che problemi ha? Perché è sempre così ostile? Ma chi la conosce? Non ho parole. Allora. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. I found this drawing of a dagger. Did you come across anything like it in your reading? Perhaps. I saw several daggers in the ledgers. I could always check. What I didn't find, however, was the slightest reason why I should help you, detective. I don't need your services. I can manage all on my own, thanks. Do it then. Ma vai a cagare! Altro non mi dici? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ammazzati allora. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. Finally give it away for nothing. Allora, caro Francis, ti prego di lasciare ogni speranza di entrare in possesso di questo dipinto maledetto. Se la nostra amicizia ha ancora un valore per te, non farmi sentire in colpa per la mia scelta. Non posso essere l'artefice della tua rovina. Ti prego, caro amico, dimenticati dell'errante, la tua amica Sarah Hawkins. Sì, sweetheart, un corno, comunque. Vogliamo dirlo? Dammi? Tesi su una domanda di natura anatomica. È l'elaborato finale di uno studente sotto forma di libro. Benché le osservazioni siano interessanti e pertinenti, è evidente la mancanza di competenza tipica di un medico esperto. Tuttavia, le domande sollevate ci aiutano a figurarci nuovi modi per analizzare l'anatomia umana. Va bene. Allora, quello l'abbiamo letto. Qui dobbiamo avere kill. È per quello che ho messo un po' di punti sulla forza. Allora, Leonida, tu che sei Mister Fortuna, cerca di portarmi fortuna. Funzioni, Leonida. Top. Top. Grazie, Leonida. È tutto merito tuo. Non ce l'avrei fatta senza di te. Tac, guarda qua la chiave ed entriamo. Come se fosse casa nostra. Le. Che fa? Ma no, che non mi nascondo nell'armadio di casa. Non ho parole.
Va bene. Va bene, vediamo un po' cosa abbiamo. Cioè, la moglie aveva detto che lui comprava i dipinti di lei, ma così tanti? Sono tutti suoi questi? Alla faccia. Bello sto commento. These artifacts date from pre-Columbian times. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Eh sì. Un'intera ala. Quando uno appassionato. Addirittura delle specie di sfingi queste. Cos'è? Prima di toccare cos'è? Ah, ok, per riempire la lampada. E questo posto però è un po' troppo grande per i miei gusti, Ve lo dico, ve lo sto dicendo, ve l'ho detto. Un pugnale. Benché non abbia lo stesso talento di Sarah Hawkins, Sanders disegnò un pugnale dalla forma contorta fin nei minimi particolari. La guardia presenta uno strano simbolo esoterico, un tratto ricorrente e distintivo della corrispondenza che intratteneva con Sarah. Eppure io sono convinta che questo pugnale rituale l'abbiamo visto da qualche parte. Ma oh, e ho preso anche il trofeo dei segreti bizzarri, voilà. Ok. Quindi questo è il dipinto incriminato? Sarebbe l'errante? Chissà. Voi scherzate, vero? Bello. Bello. No, vabbè. What the hell? Ecco perché c'era l'armadietto in cui nascondersi. Ma cosa ho fatto di male? Pensiamo ai punti qua intanto. Ma io non ho parole. Non è stato abbastanza il disagio che ho provato nell'altro capitolo? Leonida intanto se la spassa. Io non ho parole. Non ho parole. Insomma, praticamente morirò a breve. È questo che succederà.
Allora, abbiamo ben due punti che mettiamo qua. Ok, così andiamo avanti bene su questo. Poi, è un po' che non pulisco il menu. Sanità mentale. Manca uno lì, eh? Boh. Preghiamo. Questi sono i personaggi, non ci interessa. Anche qua sono robe già viste, già fatte. Indizi, cose che abbiamo esaminato. Scusate, ma io vedo i punti esclamativi e mi sento male, quindi... Ah, oh là! Giustamente, vero? Vabbè, non ho parole, ma cosa ho detto? Quindi morirò, e infatti Leonida, non shakerarmi il culino del gatto, hai capito? Dai, ma non potete, cioè io, boh, non è giusto. What the hell was that? Però lui è più veloce di me. E questa è una fregatura. Damn. Did it hear that? Dipinto! Il dipinto! Il dipinto! Came out of this painting. There has to be a way. Maybe if I destroy it. Ma scusa, ma io l'ho toccato! Ma non ho preso la, non ho preso la daga? Ma tu stai scherzando? Non l'ho presa la daga? Oh. Non l'ho presa la daga. L'ho presa. No? Credevo di averla presa. There has to be one. Maybe if I destroy. Sì, però io credevo di averla presa qua. Fanculo. Spacca tutto. Non era giusta? Ma qua stiamo pazziando. Io credevo ce ne fosse solo una. Invece ce n'è mille. È questa? O è questa? No, è questa, è questa. No, 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 no. T'ho detto no, sempre di no. Se non è questa, guarda. Spacca tutto. Insomma, non è giusto, ok? Credevo fosse questo, il disegno era quella lì, un po' incrociata. No? E intanto qua hanno buttato le bottiglie. Scusa, però allora adesso siamo seri. Fammi aprire un po' qua.
Io ho l'indizio del disegno da qualche parte. Questa qua. Mi sembrava quella lì a me. Non era questa l'ultima con cui lo stavo pugnalando? Per me era questa. Vero o falso? Guarda, è lì, è là. Per me era questa. Procediamo acquattati, cosa vi devo dire io in sta vita? Certo che mi posso acquattare quanto voglio, però... Ma sei scemo! No, vabbè. Dicevamo? Non era questa qua però che stavo vedendo. Non mi ricordo dove l'ho presa quella lì. What the hell was that? Dai però. Io non ho voglia, capito? Io non ho voglia di sta roba qua. Mi fa schifo sta roba. La odio, va bene? Dove l'ho presa adesso quella? Vabbè. Il cazzo mi hai rotto, eh? Questa? Beh, gli sono andata incontro. Possiamo rinnovare il mio odio per lo stealth, per cortesia? Possiamo dire che fa schifo lo stealth? Lo vogliamo dire ad alta voce? Lo stealth fa schifo. Schifo. Lo odio. Lo odio. What the hell was that? Ma poi mi vede, ma quattro, non ma quattro, mi vede comunque, a cagare, pia sta roba, va, pia la roba, imbecille, no! Colpisci sto coso, spacca tutto! Come non è questa? Ma era quella lì, dai! Mi ha rotto i coglioni sto gioco, mi fa schifo. Mi fa schifo sto gioco. Ma era quella, c'aveva il coso intrecciato. Era quella, aveva il robo intrecciato. Cosa ti devo dire io? Mi sembrava quella lì. What the hell was that? Scusami, però aveva il robo intrecciato così. Non so cosa dire. Mi sembrava quella lì. Cioè uno va avanti, avrei dovuto vederla prima la posizione della daga, nel senso che avrei dovuto guardare bene le teche e vedere dove era quella daga lì, però abbi pietà. Abbi pietà. Ma non ho parole. Allora. Fatemi vedere una roba, va. Mi sembrava quella lì. Un secondino di pazienza.
Ci sono 300 milioni di posti dove potrebbe essere. È proprio da, proprio un'infamata sto coso comunque. Facciamo un giro lungo. È una stanza con due armadi. Fa un commentino quando la prende. Damn. This dagger looks different. Ammamita. Te. Le. Oh, vattene. Ciao Belo. Ciao. What's the matter with you? Tutto a posto, tranquilla. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Quindi io sono sempre più allucinato, però non ho toccato un goccio d'alcol comunque. Si metta agli atti. Non ho toccato un goccio d'acqua. D'acqua, certo. D'acqua soprattutto. Vabbè, lasciatemi perdere perché proprio... non ho parole. Ah, bravo, sober. Hashtag sober, esatto. Assolutamente. Allora, sono stato assalito da una creatura, il dipinto era maledetto. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Scusa, prima non mi crede e poi mi dà ragione? Dell'acqua prata, 95 gradi. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger?
It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Hmm. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Scusa, ma la ricostruzione non l'abbiamo fatta alla fine? Lei ha detto che non ha toccato un goccio d'acqua, se io ho sbagliato a parlare. Chiedo scudo, vediamo se mi ha dato... Dovrebbe avermi dato un altro trofeo. Ah sì, dall'ignoto, scaccia il viaggiatore dimensionale, ok. Va bene. Io mi fermerei qui. Aspettate un secondo. Scusate. Un rettangolo nero? No, è impossibile. Ho tolto le notifiche. Ho tolto le notifiche. Non puoi aver visto il rettangolo nero, in teoria. Allora, capitolo 7. Intanto leggiamo questo. E poi stacco. La libreria senza nome, se la mia voce ce la fa. L'errante si è rivelato essere molto più che una semplice opera di Sir Hawkins, dato che un'enorme creatura ne è fuoriuscita, lanciandosi all'attacco di Pierce. Dopo un duro scontro, l'investigatore è riuscito a rispedirla nel dipinto. In seguito, ha scoperto che il pugnale usato per respingere la creatura era stato venduto a Sanders da un certo Algernon Drake, proprietario della libreria senza nome. Pierce decide di fare una visita. Appena sconfitto la creatura è apparso, ma è impossibile, non l'ho visto neanche io la notifica del trofeo. Due secondi che è apparsa Kat, poi quando lo edito magari ci do un occhio. L'unico rettangolo che appare è quello in alto a destra, dei commenti degli spettatori. Però a sinistra non dovreste aver visto nulla, perché io non vedo nulla. Non li vedo neanche io le notifiche. Quando dico che guardo se mi ha dato i trofei o meno, guardo sull'app, che dall'app si aggiornano immediatamente, vado lì e controllo. È lì che li vedo. Era proprio il classico dei trofei in alto a sinistra. Impossibile. Non ho neanche sentito, non ho avuto né il suono, magari era un'altra notifica, ma non mi pare di aver avuto altre notifiche. Boh, è un mistero, poi guardo, eh. Subito dopo che abbiamo sconfitto la creatura, quindi. Dopo ci guardo. Mm.
Tu che lo conosci già, questo capitolo è lungo o è corto? Perché se è corto magari riusciamo a farlo. O forse è meglio fare solo un paio di capitoli alla volta. Sì, forse è meglio che mi fermo qua. Così la prossima volta faccio 7-8. Perché poi al 9 in teoria devo fare un backupino del salvataggio per poi poter fare tutto in una partita sola. Se ho capito bene. Ci sono indagini da fare, un po' da leggere. Allora potrei farlo, se non, se è solo roba così, si potrebbe fare. Proviamo a iniziarlo, se vedo che tira per le lunghe stacco. Another volume of the Reverend's wife's diary. Il pastore si è autoproclamato profeta, ha rinunciato a Dio e ha iniziato a venerare un'insolita entità pagana dall'aspetto mostruoso. Sua moglie ha provato a far ragionare il marito. Invano, era convinto che dovesse ascoltare la voce che sentiva nella testa perché era portatrice di verità. Storia di Darkwater. Una colonia puritana guidata dal reverendo John Wykewood si stabilì sull'isola durante il XVII secolo. Chiamarono questo luogo Darkwater, nome ispirato alle tonalità scure dell'acqua marina. Credevano che questo effetto fosse dato dal colore peculiare delle rocce che circondavano l'isola. Costruirono i primi edifici, tra cui la villa degli Hawkins, la chiesa e il cimitero. I rari documenti e gli appunti scritti che sono arrivati a noi parlano di incubi e comportamenti devianti. Scomparvero all'inizio del XVIII secolo. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Questi scritti tibetani sono alla base del movimento esoterico fondato da Helena Blavatsky verso la fine del XIX secolo. È risaputo che la creatrice della teosofia ha attinto ampiamente dai testi di questa opera. Ma nessuno ha mai potuto consultarla. Credevo che non esistesse nemmeno. Questo libro che ho ritrovato nella libreria senza nome a Darkwater potrebbe essere tanto falso quanto la prova certa dell'onestà di Blavatsky. Mi mandi una cosuccia, va bene? Mandimi. Ok. Questa raccolta cataloga classifica le creature di cui non avevo mai sentito parlare. Divinità delle stelle, essere in grado di viaggiare fra le dimensioni, si presenta come un'opera di riferimento per il bestiario del mito, ma non cita a quale mitologia si faccia riferimento. Le pagine sono ricoperte di illustrazioni fantasmagoriche. Vedo un secondo.
Ah, è vero. Ma che strano. Eppure io non ho visto nessuna notifica, eh. Non so cosa dire. Forse era la notifica della batteria scarica del controller? Però il controller l'avevo cambiato prima, non dovrebbe essere. L'ho cambiato apposta. Non so. Non ho proprio idea. È strano. Ok, ho preso questa cosa qui. Bene, 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 bene. L'ho letta, bene, bene. C'è un segreto qui. Una cassaforte. Manuale sull'anatomia e sulla dissezione, libro 1. Si può dire che il titolo di questo libro sia stato ben scelto. Le illustrazioni dell'anatomia umana e dei metodi di dissezione al suo interno sono disegnate in modo estremamente dettagliato. Per consultare il volume bisogna avere un gran coraggio o la capacità di estraneazione tipica dei dottori. Non volevo fare questo. Volevo l'accendino. Guarda qua. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Uno strano amuleto. Il pendente ha la forma di un cane di grossa taglia. Non so cosa rappresenti, ma potrei scoprire qualche informazione in più cercando nella libreria. Perché non mi fa interagire però? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Quest'opera pratica è stata scritta da Sigmund Freud per gli psicologi e descrive le tecniche per un'interpretazione analitica dei sogni. L'analisi deve seguire diverse regole, soprattutto quella dell'associazione libera delle idee, un principio esposto da Freud verso la fine del XIX secolo, secondo cui i sogni sono un mezzo con cui riveliamo i desideri più reconditi. Non penso che questa teoria possa essere applicata ai miei incubi. Non mi sembra di vedere. Guarda qua. Breviario della medicina, terzo tomo. Fino a pochi anni fa un medico poteva acquisire tutte le nozioni mediche conosciute al suo tempo e questo libro, a conclusione della serie, dimostra come ciò sia praticamente impossibile ai giorni nostri. 10 dottori rinomati hanno partecipato alla creazione di questa collezione. Altra medicina in saccoccia per me. Usiamo un attimo questa, va là. C'è un altro libro là. Questo libro presenta illustrazioni precise e dettagliate, degne del primo volume, ed è incentrato sugli interventi mirati a curare malformazioni e disturbi motori. Beh, se non che sono ricco di libri ora. Oh no. What happened here? Storia di Darkwater, volume 4. Durante il XIX secolo, mentre l'attività della caccia della balena raggiungeva il suo culmine nel resto del mondo, questi
cetacei iniziarono a scomparire dalle acque intorno a Darkwater. È un fenomeno molto misterioso perché fino a quel momento la regione era stata un rifugio confortevole per i cetacei. Nel 1847, dopo mesi di inseguimento, la Scilla attracca con una creatura gigante a bordo. L'equipaggio afferma che quel mostro marino si era nutrito di tutte le balene sparite e che, dopo uno scontro feroce durato una notte, i sopravvissuti erano riusciti a trascinare la bestia sulla baleniera. Di altro? Non c'è? Dobbiamo per forza ricostruire? Ah. Oh beh. Aspettate che si sta scaricando l'iPad, se no non posso leggervi. Allora, devo mettere in carica. Ok. Così. Abbiate pazienza un secondo. E qua. Là. Sigismondo Frodo per gli amici. Se sto gioco fosse comodo sarebbe proprio top. Lo acquisterei subito. In che senso comodo? In che senso se sto gioco fosse comodo? Let's start over. Where did they break in from? Dobbiamo capire dove se n'è andato il libraio qua però. Blood. Seems like amateur work. Le fregnacce che salva automaticamente mi infastidiscono. Devi avere la mano lesta, Leonida, per contrastare quel problemino lì. Perché comunque è una specie di, diciamo, specie, proprio lontanamente gioco di ruolo, è dove, insomma, le tue decisioni sono, diciamo, definitive. Quindi è per quello che ti frega in quella maniera lì. Si basa molto sulla distribuzione dei punti, dovresti fare più partite, ma senti, già giocarlo una volta. Someone tall left this footprint. A man probably. Ok, un dilettante, un uomo. Va bene. This burglar seems to be rather clumsy. What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the? Charles Hawkins? Mi annoio di rigiocare un GDR punto e clicca esatto. Bella idea. Sono tra me one shot, una volta che sai tutto, come fai a avere voglia di rigiocare? Infatti non si ha voglia. E lo stesso motivo per cui praticamente cioè, i trofei di questo tipo di giochi sono una rottura di balle, perché anche se penso a roba come Life is Strange oppure quelli della Supermassive, li devi giocare più volte e sì, vedrai, in questo caso ci sono diversi finali, però chi se ne frega di vedere. Se tu hai fatto le scelte che hai fatto, fondamentalmente è perché sei così e volevi fare quelle scelte. Ora, poter tornare indietro, fare altre scelte per fare altri trofei, lascia il tempo che trova, perché comunque, bene o male, la trama e le cose che succedono sono quelle lì. Non ci sono mai variazioni di trama così sconvolgenti per cui va completamente in un'altra direzione. È quella la cosa. Il giorno che li faranno dove davvero cambieranno tantissimo le cose, forse avrà senso. Così, no.
Looks like the symbol rejected Hawkins. Where did I see it? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? What killed all these animals? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Un grosso libro. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Mm. Non c'è altro? No, non credo ci sia altro. Ok. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Basterebbe avere i save manuali, comunque, una roba fuori di testa per i dev moderni. Sì, allora, però, come fai a sapere quando, anche lì, come fai a sapere quando devi fare un save manuale? Spesso tu non sai quando si sta avvicinando una scelta importante, quindi anche avendo un salvataggio manuale, non è che alla fine della fiera risolvi moltissimo. Potresti però effettivamente farti un salvataggio manuale all'inizio di ogni capitolo, questo sì, nel caso di questo gioco, e avresti sempre un punto in cui tornare, no? Per ogni capitolo, però. O semplicemente potrebbero fare la selezione dei capitoli, cosa che qua non esiste, per renderti più agile lo sblocco dei trofei. Non esiste qua, esiste però nei giochi della Supermassive, esiste la selezione capitolo, solo che anche lì comunque poi devi giocare una serie di capitoli, devi fare delle serie di scelte. Quindi tamponi, ma non risolvi comunque. Più che un libro è un ceppo di una quercia, effettivamente. Cartella sulla chiave di Riley. Questa chiave, che porta il segno degli antichi, è l'unica in grado di proteggere la mia psiche. Ha la forma di un medaglione cilindrico appeso a una catena pesante. Centinaia d'anni fa, al centro erano incise la stella ed il ramo che contrasteranno le forze dei grandi antichi. Tutto sembra indicare che Charles Hawking l'abbia sottratta con la forza al suo precedente proprietario, un antiquario egiziano. Su alcuni ritagli di giornale che parlano dell'accaduto si nota la data del furto, che coincide con l'ultimo viaggio al Cairo di Hawkins. Bisogna solo capire se sappia cosa serve realmente questo manufatto. Cerca di trovarlo. Is everyone on this island taking sleeping pills? Ho trovato questi sonniferi nella libreria. Il libraio soffre forse di insonnia? Fatemi controllare se mi ha dato anche qua il trofeino delle pillolone qui, dei sonniferi. Se l'app decide che va. Com'è che si chiama? Ah no, è il sesto. Scherzavo, ho mentito. Disonore degli sia rapidi che automatici che manuali. Può veramente rivoltare il livello come un calzino di una cosplayer per vedere tutto. Sì. Sì, però non credo che abbia tutto sto popò di scelte. Disonored. O le ha. Alla fine la scelta principale è. Guarda un po'. Instructions on how to find the combination of his safe. Dicevo, alla fine la scelta più grande è fare stealth o meno, cioè, diciamo, da quello che ho capito. Memorie di Drake. A quanto pare c'è una pagina nascosta, si riesce a leggere. Se qualcuno
qualcuno trovasse queste memorie, sono sicuro che finirei nei guai. La mia unica speranza è che il mio corpo e le mie ossa siano ancora all'interno di questo piano della realtà, così che vengano recuperate e cremate. L'urna funeraria deve essere consegnata alla mia cara madre, se sarà ancora viva. Il messaggio che segue è di importanza fondamentale. Chiunque legga queste righe e sia dotato di un acume pari al mio può sperare, di ottenere i miei averi più preziosi. Si trovano nella mia cassaforte. Gli indizi per scoprire la combinazione sono celati all'interno di 3 cilindri, ognuno nascosto, dove la vita e lo studio si uniscono nel mondo greco. Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grande autore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. Devo ammettere che, nonostante preferisca il disordine organizzato, di solito la ragione vince sempre alla fine. Se per caso una persona, o meglio un genio, eguagliasse il mio intelletto e trovasse la combinazione della cassaforte, gli chiederei di lasciare il contenuto in custodia al professore Armitage della Miskatonic University. Mio amico e collega, i beni all'interno della cassaforte non sono solo una sinossi rilevante di importanti conoscenze, ma anche un'arma che è troppo pericolosa per finire nelle mani delle persone sbagliate. Spero che sarai in grado di capire il danno che questa ipotesi rappresenta e che agirai di conseguenza. In ogni caso, io non ci sarò per guardarti né per risentire delle tue azioni. Quindi, addio. Ci sono almeno 3 modi per eliminare un tizio. Puoi farlo anche eliminare facendo la secondaria e delegando ai teppisti. Disagio. Arkham Editions. Never heard of them. Scritto da Ermete Trismegisto, tradotto e pubblicato da Nathaniel M. Coppelius. Questa raccolta di testi su credenze diverse è stata scritta da un filosofo avvolto nella leggenda. Al suo interno si trova una traduzione della Tavola di Smeraldo, un testo molto in voga tra gli alchimisti del XVI secolo. Questo volume fa parte dell'antologia di Arkham, una raccolta pregiata di trattati e opere sull'esoterismo e sul sovrannaturale. Ad esempio, in un capitolo a sto tizio lo puoi far sparire, lo puoi accoppare, lo puoi far arrestare dalla milizia. Ogni cosa esclude l'altra. E cosa ti cambia farlo in una maniera piuttosto che un'altra? How many volumes are there in this collection? Beh, sentite, non è che sto a leggere Another tutto. Volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. Non mi ricordo dove avevo ricaricato la mia lampada, nell'ufficio di là forse. Scacchi? Things are not looking good. Posso usare l'accendino, però. Allora, aspettate un secondo che vedo anche se ho punti, infatti. Ah, erano quelli di prima che non avevo salvato? Mi sembrava di essere già arrivata al 95. Vabbè.
Togliamo tutti i cosi, va là. Scusate per questa mania, ma io mi sento male se non lo faccio. Ok. Allora, cambia la lore. A volte è espressamente richiesto da un trofeo. Ah, ok. Il sacerdote del primo capitolo lo puoi marchiare come eretico, avvelenare, denunciare alla milizia, rivelando prove che si porta le minorenne nella sua stanza segreta e ucciderlo. Solo se lo marchi, te lo ritrovi nel settimo capitolo, in una fabbrica abbandonata, ormai reietto e con la peste. Ah. Beh, quindi cambiano dei particolari. Ecco, io Dishonored è uno di quei giochi che no. Che no. Ah, ma si potevano anche, si possono anche guardare così. Però non si possono zoomare. Era veramente top all'epoca. Sì, beh, ma sono, allora, i giochi che fa Arkane sono belli, però io non riesco a giocarli, purtroppo. How many volumes are there in this collection? Comunque i suoi averi sono quel libro praticamente. Da platinare è difficile, non devi prendere nessuna abilità. Non comprare potenziamenti, devi essere full stealth. Lo conosco a memoria. Sì, sì, mi ricordo che tu l'hai fatto. L'avevi già giocato su PC, tu, se non sbaglio, giusto? A voglia. Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Difficile se non ti piace lo stealth, sì. Almeno una volta all'anno, addirittura? Addirittura?
Ah, si fa così? Eccolo qua. Ciao Ali. Da 10 anni una volta l'anno. Come stai, Ali? Qua abbiamo appena trovato il librone. Questi momenti qua sono belli. Comunque l'atmosfera non è male. La storia non lo so. Non sto capendo tantissimo. Per ora. Capitolo 8. Riverside Institute. Ancora. Il librone Illuminati Approved. Leggiamo qua e poi appena salva. Stacco. Nella libreria senza nome, Pierce ha trovato tracce di un tentativo di furto, il cui responsabile ha poi scoperto essere Charles Hawkins. In seguito Pierce ha aperto la cassaforte del libraio per capire cosa vi avessero nascosto lui e Sarah Hawkins, un libro rilegato in pelle umana che esercitava un'attrazione irresistibile sull'investigatore. Quando l'ho aperto, la sua mente è stata proiettata in un altro corpo. Il libro in pelle umana cos'è? Il Necronomicon? Che poi è un libro che non esiste nella realtà. È che si è inventato Lovecraft. L'avessi ora la notifica flash. Ancora? No, no, neanche adesso l'ho visto. Vabbè, tanto aspettiamo con calma che carica. Quindi ora siamo stati proiettati nel corpo di un'altra persona? Secondo la genere Necronomicon giace nella biblioteca del Vaticano. Io mi ricordo che è un'invenzione comunque di Lovecraft. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Ah, sono la dottora. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Vorrei poter staccare, ma... Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island?
He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Ah, lavora per Cat. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. Esaminiamolo. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there.
What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, ma quanto parlano! Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? Altro stealth! I'd rather not think about that. No, eh? I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Brava. Oh, finalmente. Ok, posso staccare. Posso andare a cena. Si parlano, ma di inutilità. Insomma, il dottore è pazzo pazzissimo, fa esperimenti, però dice che il mondo ancora non è pronto per sapere quello che succede. Vabbè, vabbè, rimaniamo con questo dubbio. Direi che ci vediamo domani, perché è lunghissimo, non finisce più. E questo è il capitolo 8, mi pare che siano 15, quindi immaginate che gioia. E ci vediamo domani sempre alle 5, o forse potrei fare un po' prima alle 4, vabbè, vediamo, comunque confermo su Discord. Cosa, un attimo solo? No, devo andare a mangiare, mi hanno già chiamata. E vi ringrazio tutti per la compagnia, vi auguro buona serata, buona cena e adieu mes amis, adieu, adieu, adieu.